WhatsApp, se sono Scipio e benvenuti in questo video in cui noi qua diciamo non c'è rimedio al peggio, stai grattando il fondo del barile, nel senso stai facendo del tuo peggio, però consolati, più del tuo peggio non puoi andare oltre. E invece no, perché dopo le armate cardassiane, dopo le armate in solitaria del dominio, dopo le armate in solitaria dei Borg, sono state aggiunte un'altra armata che al suo interno contiene un bel loop, perché prima dovete fare le daily per prendere il token per fare l'armata in particolare è questa qua. Si trova molto lontana, quindi non è un'armata normale. Per farla servono 12 giocatori. E il bello è che non per forza della vostra alleanza, cioè vi bastano tre gruppi da 4. Che siano della vostra alleanza o no, l'importante è che siano tutte e tre, e soprattutto l'importante è che le ammazzate tutte e tre le armate. Ma vediamo il rapporto, vediamo che dice, perché una volta poi ammazzata l'armata prendete un'altra risorsa del gioco con la quale prendete il nuovo contenuto, gli artefatti. In particolare prendete un po' di questa roba per aumentare nuovi edifici, che tra l'altro hanno ristretto un poco la stazione, perché io pensavo che aggiungessero un'altra stazione a fianco, no? La dependance, invece no, hanno ristretto la stazione, ci hanno messo questo più altri tre, quindi vediamo. E poi io purtroppo poi anche per la missione l'ho dovuto anche prendete questi due oggetti di gioco, ma non so, uno forse il base se vincete la singola armata, e mo adesso vediamo. E poi questo premium, diciamo, se sconfiggete tutte tre le armate, adesso vediamo, per poi prendere questo pacchetto che vi dà la possibilità di prendere gli artefatti. Gli artefatti sono questi qua e vi danno bonus attacco, bonus. Questo qua però è diciamo l'unico che ho visto, ed è quello che mi sta più antipatico. Già è difficile trovare gente in OC, tu aumenti poi il carico protetto. Come ho detto io, secondo me Scopely odia me, oppure tutti quei giocatori che attaccano, tutti quei pochi giocatori rimasti che attaccano la Minoc. Perché cioè, tu già il carico protetto è già un sacco, perché ci ho aggiunto questo edificio qua, un sacco di ricerche, gli ufficiali. Poi tra l'altro questo contenuto, aggiungi altri ufficiali che ho visto, sono gli stessi di quelli cardassiani che vengono usati per le armate in solitaria. Adesso vediamo se ho 2 minuti di tempo per farvi vedere dove stanno in ufficiale. Vabbè, no, a livello sì, perché tanto stanno in basso, in basso, in basso, in basso. Dove stanno? Dove stanno? Dove stanno? E dove sta? Ah, eccoti qua. Allora, c'è questo qui che fa? Questo è fondamentale, cioè breccia dello scafo contro uno stile. Non lo so. E questo, cioè anche contro, mi raccomando, non giocatore, aumenta la penetrazione corazza, va benissimo. Cioè ci sono gli ufficiali molto meglio di questo. E l'altro qual è? L'altro è il dottore che non trovo. Ah, eccolo qua. Ah, avevo il dottore. Il dottore che fa? Aumenta le risorse come il Borg contro gli ostili, e aumenta le statistiche di mitigazione contro gli ostili. Ci sono già gli ufficiali che aumentano le statistiche. Perché aggiungerne altre? Allora, vediamo poi. Dove stanno queste armate? Stanno qua, il settore Delta. Delta? Sì. Il settore Delta, cioè
tra qui e poi ci sono questi sopra, c'è il mondo. Questo qui poi secondo me verrà scoperto piano piano, perché le cose vanno fatte piano piano. Tra l'altro, questo ho già visto, non c'è niente, proprio nulla, nulla, ostili ci sono, solo ostili. Ho detto magari c'è qualche miniera, perché adesso che finisce, 14 secondi, adesso vediamo. Di sotto hanno aggiunto due sistemi, uno inutile, col 3 star. Ci sono milioni di sistemi, so più vicini col 3 star, tu lo aggiungi. Il secondo invece... Oh, ho vinto, sono morto? Ho vinto e sono morto? Morto o non morto? No, no, non sono per niente morto. Ma dovrei... Ah no, devo riscattare la cassa. Devo riscattare la cassa. Ah, parziale. Ah, giustamente parziale perché è due. Nodi in corso, eccetera. Ho preso, richiedi, la richiedo. Come battaglia in corso? Non lo so, ci sarà qualche cosa interattivo. Quindi se io prendo questa, cosa prendo di interessante? No, aspetta, aspetta. Non lo so, ci devo andare. Ma io come... Sconfiggi un'armata in formazione e riscatta la cassa con le ricompense. Io l'ho riscattata. Forse riavviando il gioco. Non lo so, vediamo un po' che c'è di buono. Anzi, prima di tutto vediamo dov'è. Sì, ma perché poi è già pieno, sì, è già pienissima. Vediamo quanto danno, ma non farà neanche tanto quindi danno. Vediamo quanto danno, sì. In quanti turni è stata ammazzata? Ah, quindi 13 turni, quanti danni fa? 300.000. No, vabbè, fa un pochettino di danni. Nodi con battaglie in corso. Oh. Eh sì, fa un po' malino. Diciamo che serve comunque la gente per fare, quindi serve. E intanto però secondo me non lo so. Qui invece, che dice? Battaglia in corso. Boh. Ho preso questo, poi ho preso quello grande, ok. E poi fortunatamente respawna subito. E i token sono, questi qua, si prendono 115, se ne prendono, non l'ho visto perché è stato molto rapido, non ci ho fatto caso a quante ne ho prese. E stavo dicendo, qui ci sono. Zoom, zoom, zoom. C'è il 4 star. Hanno aggiunto il 4 star più vicino, che mo sta anche oltre nel Deep Space, sta anche qui. Boh, adesso vediamo il primo, perché io ho già detto quali sono, ma nel Deep Space le amalgam vengono attaccate. Dice sì e no, sì, allora attacco, no, ma aspetta, aspetta, vediamo che succede. Vediamo chi è il primo che si muove, perché tipo no, questo qua, io già l'ho visto all'inizio, cioè questo qua praticamente può tenere la miniera per sempre, perché ha, ma tipo anche come me, poco, se ci posso poi arrivare al... Sono 1260.000, una cosa del genere. Lui è oltre il carico protetto, cioè il suo carico protetto è oltre il carico della miniera, quindi praticamente può tenerla in eterno. Viene, fa il cambio,
ritorna e poi se ne parla. E poi tra l'altro lui sta minando con l'amalgam che non ha bonus e senza ufficiali col bonus. Io invece sto minando con il bonus e mino con 8.000. Cioè con 80.000 me ne servono 9 ore. 8, 16, 24, su 3, 9, 18, 27. Cioè più di un giorno. Cioè questo qua non lo caccio. Domani, dopodomani, sarà ancora qua. Cioè domani notte, se lo vedo, sarà ancora qua a minare quello di oggi. E chi lo toglie? Quindi poi ci sarà sicuramente il genio che dice, ma tu stai minando un sacco con l'amalgama, vedi, io ti attacco perché con l'amalgama e cominceranno a fare guerra e si risolverà come in Deep Space alla fine. E i cattivi, i grossi, meglio stare lì, fai quello che ti pare, poi vengo io, fai fare che ti pare che tu mi attacchi e qui amalgama, non ce ne stanno più. Non è... Che sta facendo questa qua? Poi che cosa hanno aggiunto? Che cosa hanno aggiunto? Ah sì, vabbè, questo qua, essendo ancora la prima parte, non c'è la nave. La nave è molto probabilmente. Vediamo cosa. Io ancora non l'ho visto, che neanche ci faccio caso più, voglio dire. Che c'è di interessante? Che c'è di interessante? Sti 3.000. Va bene. Niente di particolare, solo risorse, i soliti eventi, questo qua che devi fare, raccogli regalo solo durante il mese, addirittura, durante il mese, bisogna 10 casse, bene. E poi vabbè, i soliti eventi che non servono a niente, non c'è l'event shop. Non c'è, quindi ci sarà sicuramente poi nella seconda parte la nave, sicuramente, quindi facciamo spendere, ci cioè facciamo cassa forte ma piano piano, un po' qua, un po' là, un po' là, un po' là, perché come ha detto cosa oggi poco fa, ma quando finirà il Black Hole, quando finiranno le serie disponibili, sto Battle Pass finisce. Che finisci? Cioè tu basta che ti inventi qualsiasi cosa e ti fai un battle pass. Allora, c'è ancora la serie dell'Enterprise e ti possono fare, che ne so, la serie dell'Enterprise con gli Xindi, la serie degli Enterprise con quando vanno hanno fatto quelle due o tre puntate nell'universo alternativo. Poi. Ah, la guerra fredda temporale. Mamma mia, fa la guerra fredda temporale, quello è fenomenale, quello però se comunque c'è un po' di Xing, eccetera. Oppure tipo gli albori della federazione, che diciamo, la serie Enterprise finisce con la nascita della federazione dei pianeti uniti. Quindi, cioè, tanto, basta che tu prendi un pezzo e ci puoi costruire sopra una casa, un palazzo, ci puoi fare qualsiasi cosa. E poi cosa hanno aggiunto? Vabbè, le solite ricerche perché mancavano le ricerche. Così vediamo subito che cosa hanno. Diamo una rapida occhiata agli artefatti perché non li ho visti, che sinceramente non è che mi interessa. Manufatti, manufatti, artefatti. Aumenta il danno di energia, che sa cosa qua, beh, cinetiche, va bene. Questo è il copia e incolla dei favori Bajorani. Il copia e incolla. Vedete, cioè tu basta che fai, cambi immagine, cambi tema, ma il filo conduttore rimane quello. Questa è la copia sputata dei favori Bajorani, uguale, che tra l'altro è un contenuto messo e lasciato lì a vegetare. Non ci sono più eventi Bajorani, non puoi aumentare la fazione Bajorana, non puoi aumentare la fazione di Mood, non puoi aumentare i Borg, non c'è più neanche più il fatto dei Borg, quella nuova che hanno messo, finisce.
c'è quel mese, 2 mesi, 3 mesi massimo, finisce, e finisce là. Quindi niente, per poi dove replica in scala che fa? Riduce i costi per tutti, bravissimo, questa qua riduce i costi, l'aspetto che fa? Aumenta il PV scudo degli intercettori, questo qua aumenteranno scudo, questo qui scudo delle corazzate, questo cos'è? Scava intercettori, questi sono uguali. Questo è ampiamente inutile, tutte le risorse che ci sono. Riduce i costi per la riparazione delle navi, lascia il tempo che trova. Riduce per gli edifici. Aumenta quelle di tutte le navi. Va bene. Le città di curvatura, ma questo è interessante, ma comunque c'è. Penetrazione contro i giocatori, non ce n'è più qui, che vuoi fare? Aumenta le statistiche quanto i giocatori, non ce n'è PvP, aumenta la velocità di ricerca. Che cosa ci faccio con 895.000 unità di latinum? Il brodo? Bollito? Di costruzione degli edifici? Aumenta il danno durante le occupazioni. Su questo server le occupazioni sono finite almeno 3 anni fa. Aumenta del gas, quindi qua sarà del cristallo, quindi quello sarà del coso. Aumenta il carico massimo, questo per far risparmiare tempo per quei pochissimi giocatori che ancora attaccano le stazioni. Cioè io vorrei attaccare la stazione, ma aspettare 10 minuti per sapere se lui c'è e poi passarci la giornata a eventualmente a prendere mine risorse, molto meglio andare ad attaccare i quadri con i chiodi al muro usando al posto del martello la testa, è molto meglio. E poi quello più brutto, il carico, aumenta il carico protetto, quindi sì, bravo. Adesso invece di minare in una volta, cioè magari 2 volte, 3 volte, faccio 1,5, poi piano piano arriva uno con una nave, magari faccio tutto, cioè neanche il tempo di neanche la cosa di richiamare la nave. E quindi ufficiale sta cosa qua nuova, sti 3 cose nuove che hanno messo, un po' di animazione magari sale e scende, no? È un gioco per smartphone, perlomeno sul canale del PC. Che sale, che scende, che si muove, che si gira, qualche lucetta di Natale, c'è cioè, niente. Ah, qui poi sono rimasto malissimo, pensavo fosse un errore di traduzione o anche di scrittura. 26, 28, 46 e il 34 in mezzo che ci sono le epiche, non ci sono. Le epiche, le skin epiche, cioè l'abilità delle epiche. Non è gratis. Va bene, fa niente. Mi accontento. Tra l'altro anche adesso le risorse per fare il 35 ve lo finisco e dopo accumulo. Quindi tutta la fretta di fare si è risolta con... Ok. Niente. Sì. Poi... Ah, poi ovviamente le stazioni, vedete. Hanno messo le stazioni, gli attacchi delle stazioni. Peccato, peccato. Gli attacchi delle stazioni e poi dopo. Dove sono le stazioni? Ah, la nostra è deployata. Fa vedere. Gelvin. Che stai facendo su Gelvin? Aspetta. Oh, wait, oh, wait. Dito. Ma mi sa che non è possibile che non ce ne... ho beccato l'unico che non le fa. Io nel frattempo adesso spengo, casomai me la dà la missione, perché soprattutto vediamo se... Nodo con battaglie in corso. Non ho la più pallida idea, adesso vado a chiedere magari a Rev che l'ha fatta, se...
se ho sbagliato qualche cosa, così la prossima, casomai. La prossima, casomai, vediamo, mi ricorda. Sconfigge un'armata di informazione e riscatta la cassa con le ricompense. Io ho riscattato la cassa spaccando la formazione. Quindi, adesso troverò una stazione, vedevo quanto costa, perché sinceramente neanche so quanto costa. Io mo, aspetta, vediamo se ostili minerario predefiniti? No? Non c'è, io mo come posso andare a guardare dove sta una stazione, mo? Ah, aspetta, forse di sotto, qui è vuoto. Di sotto, perché no, di qua forse c'è qualcosa. Ma da memoria, perché c'è qualcosa, ma sono vuote. Ma no, questo già l'ho visto. Sono vuote. C'è qualcosa, ma sono vuote. Dai, dai. Oh, cioè, non è che ti voglio attaccare. Cioè, esci. Esciti. Ah, eccola. Vediamo un po'. Posso attaccare? Posso attaccare? No, cioè, non prendiamo. Uno non prende niente, ma soltanto per. Chi è questo qua? 500.000. E soltanto per fare un attacco della stazione. Io così lo voglio. Ah, ok, sono io. Non c'è niente. Vediamo qua. Vediamo qua, no. Vabbè, io spengo, vediamo, poi faccio un salutone. Mua, al bacio. E niente, non è partita la missione. Cioè, pensavo che un riavvio funzionasse, invece adesso magari vado a chiedere perché non parte, perché non va avanti. E quindi niente, adesso ne approfitto pure per andare a guardare se ci sono i venti PvP quest'anno, in quest'arca. Tanto per farmi qua una risata, per andare a dormire più tranquillo. E mi raccomando, c'è l'Eurovision Song Contest. Oggi che c'è la semifinale, vedete l'Eurovision, che c'è Mengoni che sta cantando. E domani c'è il derby, mi dispiace, domani c'è il derby, quindi sì, domani si vede il derby. E poi tutti a fare il tifo a Mengoni. Mi raccomando, non votate Mengoni, che non potete votare, però fate il tifo perché un italiano è sempre un italiano. Quindi un saluto da Scipio e alla prossima. Non vi lascio in pace perché non lo so, si è aggiornato? Vedete, non c'è più battaglia in corso, perché forse dovevano anche gli altri prendere con me. Non lo so, non mi interessa. Quindi se io faccio qua, boom, cosa prendo di bello? Maschera, ah, prendo i cosi. E che fa questo qua? Maschera, tieni frammento. Tieni frammento. Va bene, quindi se premo ESC. Non premo ESC. Quindi se premo ESC e premo ancora ESC. Missione completed. Wow, accomplished. Ok, vediamo dove devo andare e poi vi sbatto in pace. Vediamo dove devo andare, la duna, ah, ma io non tengo, non ho la nave, non ho la nave, sai che me ne vado con questa, che mi frega, sì, fai così. E quindi bisogna soltanto aspettare, quindi la paura della tachicardia è durata tipo il tempo che hanno fatto il recap, mo canta Mengoni, mi raccomando, vedete Mengoni. Vi sto usando la forza addosso, Mengoni. E quindi niente, stavolta definitivo. Un saluto da Scipio e alla prossima.